Ciao a tutte ragazze e bentornati in un nuovo video sul mio canale. È un po' che non mi faccio vedere, lo so, ma tra le feste di Natale poi sono iniziati gli esami, quindi periodo un po' complicato, gennaio. Comunque, io stavolta vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto ultimamente da Passione Unghie. Sono qui con un bel pacco, solo che è troppo grande per farvelo vedere, non ci sta nell'inquadratura. Però così ho fatto un po' di scorta e volevo farvi vedere quello che ho preso. E non fate caso alle mie unghie, sono ancora con le natalizie, sì, devo farmi il refill. Fatemi sapere se magari volete che lo facciamo insieme in un video. Allora, come prima cosa ho acquistato un pochino di lime perché queste io le acquisto sempre quando faccio un ordine. Mi trovo da Dio con queste lime, sono alla fine le mie preferite, quindi assolutamente qualche lima da avere sempre. Poi ho acquistato i guanti, stavolta ho preso questi che sono quelli neri e li ho presi nella taglia S, sempre un pacco da 100. Ho preso questi semplicemente perché sia quelli rosa che quelli lilla erano terminati, a me servivano e quindi vabbè, ho provato a prendere questo sperando che appunto siano altrettanto buoni. Poi ho riacquistato l'LH peracetico, che è l'acido peracetico che si utilizza per sterilizzare. Il mio stava finendo, mi è durato tantissimo perché comunque è una confezione da 1 kg, quindi ce n'è dentro parecchio e niente, mi sono trovata bene, quindi ho riacquistato questo. Sempre per stare in tema disinfettanti, ho riacquistato questo che è l'LH Sinersan versione spray. È una soluzione spray per attrezzature e superfici e io la uso da spruzzare sul tavolo, sulle lampade, la spruzzo sugli strumenti prima di sterilizzarli, eccetera. E la cosa bella che hanno fatto è che potete prendere o solo il boccetto così, senza, diciamo, spruzzino, perché poi così la usate come ricarica, oppure, a parte potete acquistare anche uno spruzzino. Io in realtà avevo già il flacone e lo spruzzino perché l'avevo acquistato tempo fa, ma questo mi si era rotto, quindi l'ho ricomprato così ce l'ho nuovo. Ecco qua. Poi, allora, veniamo alle cosine un pochino più interessanti. Allora, ho preso un po' di cosine che adesso vi mostro. Allora, io ho fatto l'ordine principalmente per le cartine. Avevo finito le cartine, quindi dovevo assolutamente comprarne perché davvero sono rimasta senza. Quindi ho preso queste qui che sono le Smart Nail Form, quelle blu, sono quelle più cortine. Questo è il pacco da 500 pezzi. Mi sono trovata abbastanza bene e quindi le ho ricomprate. Carino il fatto che siano corte perché appunto non facendo comunque lunghezze estreme, sono io quella che al massimo le porta più lunghe. Vengono più comode, sono un pochino più comode, ecco, essendo così corte. Poi però, proprio perché queste comunque sono corte e nel caso mi andasse di provare a fare magari delle forme un po' più estreme, eccetera, ho preso anche queste qui rosse che sono le Salone, ne ho prese meno, quindi ho preso il pacchettino più piccolo perché tanto penso che alla fine le userò praticamente solo su di me, però mi ero trovata, era comodo anche così nel pacchettino, quindi ho preso queste due versioni per questi due motivi. Poi ho preso un binder, dovrebbe essere esatto, un binder e un nail prep di scorta, perché questi sono quelli che uso di più in assoluto come preparatori, sono quelli che uso sempre assolutamente e quindi li finisco subito. Quindi ho preso nail prep e binder. Poi ho preso una punta che non avevo mai provato, volevo prendere una nuova punta per smontare il gel, poi ho visto che c'era questa in sconto e ho provato a prendere questa. Questa qui è la Blue Raptor, è fatta così e in teoria dovrebbe essere una grana media, quindi dovrebbe andare bene sia per smontare il gel sia per magari limare leggermente la struttura. Ovviamente dipende poi anche dalla velocità in cui la fate andare. È molto bella, devo dire, e non è neanche così grossa come pensavo, quindi non so, mi ispira molto questa punta. Magari appunto la proviamo insieme quando mi devo rifare le unghie.
Quindi questa mi ispira un sacco. Poi ho preso, l'unico colore che ho preso è questo qui, c'erano tutti i semi permanenti in sconto, costavano davvero pochissimo, però io ormai inizio ad avere davvero tanti colori, quindi difficilmente. Poi appunto collaborando con le aziende mi capita che me li mandino, quindi difficilmente compro, ultimamente compro dei colori. Però appunto per l'estate mi sono resa conto che l'unico colore fluo, diciamo, che non avevo era il giallo fluo. Quindi ho detto, ma magari per quest'estate mi può tornare utile. Quindi visto che era in sconto, ho comprato il giallo fluo. Adesso prendo una. Lo apriamo che magari lo stendiamo insieme. Ok, l'ho aperto, questo è l'SP29 Lemon Party, dovrebbe essere un giallo fluo e infatti, wow, è proprio un bel giallo fluo, esattamente come lo vedete. Sì, è proprio giallo giallo. Ok, adesso sono curiosa di vedere quanto è coprente, quindi prendo una tip e lo stendiamo insieme. Ok, ecco qui la mia tip, non l'ho neanche opacizzata. Quindi proviamo così, proviamo direttamente. Beh, non male. Devo dire che pensavo fosse meno coprente. Essendo un fluo, pensavo facesse un po' più fatica. Invece devo dire che è bello coprente. Questa è solo una passata, poi ovviamente ne andrò a fare una seconda. Però non è male, dai. Ok, ecco qui l'effetto con due passate, direi che non è niente male, poi vabbè, bisogna provarlo sulle unghie. Quindi questo è il colorino, questo è Lemon Party steso. Carino, dai, devo metterci il lucido ancora, però con due passate risulta così. Ok, poi abbiamo l'omaggino, andiamo a vedere insieme che cosa c'è. Io non l'ho ancora aperto. Sono dei glitter molto particolari, tipo un po' verdi e un po' aramati insieme. Carini, molto particolari. Ecco qui. E poi per ultima cosa, ma non meno importante, ho voluto provare ad acquistare la tovaglietta rosa di Passione Unghie in silicone. Adesso non ci sta tutta nell'inquadratura perché è molto grande. Comunque, questa tovaglietta è anche bella spessa. Non so se riuscite a vedere. Pensavo fosse molto più sottile, invece no, è bella spessa, sembra bella robusta e mi ispira veramente tanto. Mi piaceva un sacco il colore perché ovviamente è un rosa ciprio molto chiaro con le scritte bianche e nere. È molto bella secondo me esteticamente e pensavo di utilizzarla o come sfondo appunto dei video oppure proprio sul piano di lavoro quando lavoro per evitare di rovinare, graffiare, colorare il tavolo o riempirlo appunto di glitter. Se voi ce l'avete fatemi sapere come la utilizzate e magari come la pulite anche per magari non rovinarla o scolorirla, non so, io appunto ce l'ho ancora impacchettata perché il pacco è arrivato oggi, quindi devo ancora fare alcune prove. Niente ragazze, questi erano i miei ultimi acquisti che ho fatto appunto sul sito di Passione Unghie. Spero che comunque il video vi sia stato utile e interessante. Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, mi trovate come Le Unghie di Lisa. Niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!